Dietro ogni chef c'è una vita, ci sono delle esperienze, c'è il perché ha fatto questa scelta creativa ma anche difficile. Stefano Pinceroli ci racconta i suoi perché. Fin da quando ero piccolo giocavo sempre con le pentole, sai, come le bambine. Invece di essere un maschietto sembrava una femminuccia, perché trovavo affascinante questa cosa che c'era mia mamma che faceva sempre le lasagne la domenica, faceva sempre il ragù. Allora sentivo questi profumi la mattina del soffritto della cipolla, dell'aio, e mi faceva già venire l'acquolina. I punti cardini fermi della cucina mia un po' è stato quando lavoravo a Montecatini. C'era uno chef, si chiamava Marco, che lui mi ha insegnato più che altro la disciplina del lavoro, cioè di prendere seriamente veramente il lavoro. E poi dopo c'è stata la grande svolta con il Grand Hotel di Firenze. Il Grand Hotel di Firenze, sono stato lì 6 anni con 2 grandi chef, Fabrizio e Daniele, che mi hanno insegnato poi alla fine le tecniche di cucina che tuttora sto utilizzando nel mio ristorante. Quindi ho raggiunto, diciamo, il livello di primo cuoco. Poi dopo questa cosa qui, ovviamente come tutti gli ambiziosi che cercano di andare avanti, ho avuto l'opportunità di rilevare, insomma, questo posto, e allora lì ho detto mi lancio e parto. E sono partito praticamente da un anno. Siccome sono nativo proprio qua di Cerreto, sono sempre stato qua, e come terra offre tantissimo, da qualsiasi cosa, dalle verdure alla frutta, dalla carne, la cacciagione, il pesce, abbiamo veramente tutto abbiamo. Quindi per me è un punto di riferimento dove far conoscere un po' a tutti, a livello nazionale e anche internazionale, vogliamo dire, proprio le mie conoscenze e anche il modo di rappresentare un po' la nostra Toscana, no? Ma tu hai un piatto che ti piace particolarmente, di cui sei particolarmente orgoglioso? Allora, io sono appassionato molto di dolci, quindi che mi piace tantissimo la pasticceria, cioè il cuoco pasticcere, anche perché rispecchia un po' la mia cucina, un po' nella pasticceria, perché il pasticcere ha un... per la pasticceria il pasticcere deve essere molto tecnico, pesa tutto, dal sale allo zucchero a tutte le cose, perché sennò il fine non viene, deve essere perfetto. E nella cucina è uguale, praticamente io peso tutto, dal sale alla carne a quello che bisogna fare per realizzare la ricetta, in modo tale che il piatto, quando è finito, che dalla prima volta all'ultimo deve essere sempre uguale. Ma il sogno nel cassetto un po' è quello di diventare un po' qualcheduno, un punto di riferimento, no? Come il nostro Gualtiero Marchesi in Italia, magari Massimo Bottura che c'è adesso, fra qualche anno forse anche Stefano Pinceroli. Il sommelier, nonché maestro di sala, nonché cognato, è Lorenzo Caponi. Avendo questa passione è venuto a lavorare con me al ristorante, appoggiato nel pieno la tipologia di PS ristorante, e quindi ho dato carta bianca. Ovviamente ho visto una persona talmente appassionata per questa cosa, gli ho dato carta bianca e lui ha pensato a fare la carta dei vini. Devo dire, dall'ultimo posto, perché io Stefano lo conosco da qualche anno per alcuni trascorsi miei, dall'ultimo posto dove Stefano lavorava sicuramente la carta dei vini è diventata decisamente più interessante. Bird flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.